non mi vergogno a dire che ho sbagliato, perché il motivo per cui noi registriamo questi video è anche per far sì che altre persone possano imparare dai nostri errori. Siamo Aldo, Vera e Totò. Da più di 5 anni stiamo facendo il giro del mondo con il nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato oltre 50 paesi su 5 continenti. Prossima destinazione, Africa. Attraverso i nostri video mostriamo quanto è bello, ma allo stesso tempo quanto è fragile il nostro pianeta, cercando di sensibilizzare le persone sulle problematiche ambientali. Clicca su iscriviti e viaggia assieme a noi. Buongiorno amici, tra circa un paio d'ore lasceremo l'Italia, c'è un po' di malinconia ma siamo anche felicissimi perché abbiamo avuto delle esperienze bellissime, incontrato persone uniche, dei momenti meravigliosi che ci ricorderemo per sempre e siamo pronti a continuare il viaggio. Stasera saremo in un altro paese, paese nuovo, il paese numero 53. Gli ultimi giorni abbiamo fatto dei controlli a Totò, siamo stati alla Toyota, giusto per vedere che tutto fosse in ordine. E siamo stati davvero indaffarati a prepararlo, a prendere le ultime cose, quindi è bello pieno pieno zeppo, siamo a pieno carico e abbiamo addirittura un fascio di peperoncini appesi a seccare in tipico stile del sud Italia, di questi periodi si mettono i peperoncini a seccare, li abbiamo anche noi, che abbiamo peraltro avuto assieme a tanti prodotti tipici da un nostro caro amico Alex. Ciao Alex, grazie, non vediamo di assaggiare queste prelibatezze. Alex peraltro è un meccanico molto bravo, specializzato in fuoristrada, si trova a Buccino in provincia e la sua officina si chiama New Dimensions Off-Road, quindi ne ho approfittato per fargli dare anche un occhio a Totò, ci teneva anche lui, quindi ha una controllatina. E siamo anche andati da un suo amico Franco, un bravissimo elettrauto, che ci ha rigassato l'aria condizionata, fatto un check, attrezzatura molto avanzata, infatti siamo belli freschi freschi. Non la utilizziamo molto aria condizionata, però ogni tanto è piacevole. Inoltre, mentre siamo andati a caricare le cose, abbiamo visto che il nostro supporto che mantiene il tavolo dove cuciniamo non c'entrava più. Quindi abbiamo pensato di fare una modifica e di tagliare i due piedi e farne uno solo. Quindi siamo passati anche a salutare un altro nostro caro amico, Mastro Erminio, che è specializzato nella lavorazione di acciaio inossidabile e alluminio, ha un grosso capannone nella provincia di Battipaglia, Aceto Inox. È stato lui infatti che ci ha realizzato il supporto personalizzato del nostro prefiltro Racor e lui ovviamente ha detto no, qui facciamo una cosa telescopica, ci mettiamo due rotelle, una base sotto che si allunga dove ti trovi, in base dove sei, prende bene, quindi ci ha fatto un lavoro eccezionale. Grazie Erminio. Grazie anche per il vino, ci ha regalato delle bottiglie di vino del Beneventano, molto buono, molto forte, una persona gentilissima. E niente, non vediamo l'ora di farci una bella spaghettata, aglio, olio e peperoncini, con il nuovo supporto del tavolino per cucinare. Quindi siamo pronti, si continua.
È davvero molto bello qui, una mattinata stupenda. Abbiamo appena finito di fare colazione e volevo raccontarvi quello che è successo ieri, perché praticamente il nostro primo giorno in Grecia poteva trasformarsi in un disastro. Per arrivare qui in questo posto c'è bisogno di attraversare un piccolo corso d'acqua e nello scendere nel fiume non ho visto bene la traiettoria e stavo rischiando di danneggiare la trasmissione posteriore di Totò. Adesso andiamo più da vicino così vi spiego bene cosa è successo. Eccoci qui sulla scena del delitto. Praticamente io ero sceso dalla macchina ed ero venuto qui a vedere com'era la situazione. Sulla mia sinistra c'è una discesetta che praticamente più o meno ti fa entrare regolarmente nel fiume, nel corso d'acqua, mentre invece qua sulla destra c'è un bel gradino che praticamente poi sprofonda creando più o meno un 30-40 centimetri direttamente ai margini del fiume. Allora, per qualche motivo non mi ero confrontato con Vera, non l'avevo detto, guarda Vera, mettiti sicura che vengo da questo lato, quindi lei era andata per filmare e io ero convinto che doveva andare su questa discesetta e mi ricordavo nella mia mente sinistra, sinistra, sinistra. Solo che nell'andare, ripetendo questa sinistra, ovviamente dal veicolo è la destra, quindi non vedendo bene dove andassi, mi sono ritrovato proprio sul gradino dove non volevo andare. E iniziando a scendere con le ruote nell'acqua sono ovviamente sprofondato e le piastre di alluminio hanno urtato il fondo dove sono tutte queste pietre. Mi sono fermato subito, siamo scesi a ispezionare, una grossa paura, e ho visto che praticamente correvo il rischio di danneggiare il differenziale posteriore. Quindi ho messo delle pietre attorno, ho cercato di alzare un po' il fondo e siamo ripartiti. Fortunatamente non è successo niente, quindi all'uscita dalla terra e entrata nel fiume ho toccato solamente col gancio posteriore che si è graffiato un poco, ma il differenziale non è stato toccato. Meno male che Totò, insomma, nonostante il peso è abbastanza alto, quindi anche questa volta siamo riusciti a venirne fuori. Abbiamo appena trovato questo in acqua. Potevamo con questo bucare veramente molto male la ruota di Totò. Non mi vergogno a dire che ho sbagliato perché il motivo per cui noi registriamo questi video è anche per far sì che altre persone possano imparare dai nostri errori. Quindi ragazzi, se volete attraversare un fiume quando vi troverete in quella situazione, è importante di vedere, anzitutto andare a piedi, quindi camminare, vedere a che livello l'acqua raggiunge le vostre gambe, come il fondo, se è solido, se è molle, questa è una cosa molto importante, e vedere se c'è un'entrata più o meno con una pendenza stabile e regolare. Evitate assolutamente i gradini perché è un salto che si fa in acqua. E quindi calcolando anche l'inerzia, il peso, il fatto che sia in discesa e il fondo che comunque agli argini deriva, ai margini è comunque più molle, si scenderà ancora più sotto. Quindi meno male che tutto è andato bene e adesso l'uscita farò molto più attenzione e la faremo dall'altro lato, perché sono andato anche a ispezionare un poco com'è la situazione qua attorno e ho visto che da lì è ancora un po' più semplice risalire dal fiume. Meno male che tutto è andato bene, quindi adesso possiamo celebrare il nostro arrivo qui in Grecia. Abbiamo delle melanzane fatte da Vera arrostite sott'olio con delle noci, sono buonissime, e una bella bottiglia di vino, un Chianti toscano che ci è stato regalato da un caro amico, e l'ultimo pezzettino di scamorza affumicata che ci è rimasto dalla Campania. Accompagniamo tutto questo con del pane greco, che peraltro non ho capito perché è giallo, dobbiamo chiedere lì in panificio, e così celebriamo il nostro prima serata, primo giorno qui in Grecia. Buon appetito! È arrivato il momento di regalare il nostro Totò. È arrivato il momento di regalare al nostro Totò un'altra bandierina e la posizioneremo vicino all'Italia.
Amore, che stai facendo? Mi sto lavando i capelli. Sì? Com'è? È bellissimo. Questi sono gli shampoo Ewa, sì? Sì. Questo è shampoo solido Ewa. Questo è sapone viso solido. Com'è? Tutto naturale, con erbe e con oli vegetali, bellissimo. E più importante che non sto contaminando la terra, perché è tutto naturale e bio. Sì ragazzi, infatti noi usiamo questi saponi in viaggio e niente, se volete provarli anche voi, in descrizione abbiamo degli sconti del 15% con Ewa e altri sconti con altre case italiane, e vi invitiamo a provare questi prodotti che sono biologici, un incentivo in più. Ho appena sentito dei tuoni in distanza, si sta annuvolando tutto sulle montagne là in fondo, è giunto il momento di andare via perché non si sa mai, siamo comunque nel letto di un fiume. E praticamente anche se qui c'è il sole, in distanza dove c'è la sorgente di questo fiume potrebbe piovere e quindi alzare il livello dell'acqua. È ora di andare via.